Quando esci dal bozzolo e diventi farfalla, per un po' stai comunque al calduccio, non ci sono problemi, mamma e papà ti proteggono, ti amano. Poi comincia un periodo delicato. Cominci a realizzare che lui non sia così infallibile e lei non sia per niente perfetta. E allora ti trovi degli amici, fai le tue esperienze, hai conosciuto gli insegnanti, il dottore, il prete. C'è una ragazza bionda con l'apparecchio ai denti che ti sorride. Andate insieme al parco giochi, andate sull'altalena e passeggiate tra i campi fioriti, mano nella mano. Irrompono emozioni che tu fai fatica ad arginare, ma sono emozioni bellissime. Poi c'è la fase della ribellione, quando diventi un po' stronzo. Io, esisto solo io, sono forte, onnipotente, voglio tutto, posso avere tutto. Ma poi quel tutto finisce e cambiano le cose e ti ritrovi intrappolato in situazioni che non hai totalmente scelto tu. E quanti compromessi, quanta pazienza! I genitori sono ammalati o non ci sono più. Lei ti ha sedotto, incastrato oppure abbandonato e ti ritrovi schiacciato da una spessa coltre di responsabilità. Poi, una mattina, ti alzi alla solita ora, ti guardi ribadito nello specchio e ti incazzi. Sì, mi incazzo, rivoglio la mia infanzia, la mia adolescenza, voglio avere il bozzolo nuovamente, rivoglio i miei genitori, rivoglio i miei amici, voglio ancora guardare quella ragazza bionda che mi sorrideva, voglio essere ancora io, rivoglio tutto ciò che avevo. Sono disposto a pagare anche con l'anima, ma ridatemi la mia adolescenza, la rivoglio indietro! La rivoglio indietro.